La premiazione dei piloti del campionato regionale dell'anno 2019, cioè tutti i piloti partecipano a diversi campionati. C'è l'enduro, il motocross, il minicross, il motocross e il mini enduro, il trial, cioè di tutte le discipline. Ogni campionato è composto da 3, 4, 5 o 6 gare. Alla fine dell'anno le classifiche vengono sommate e vengono premiati i vincitori, cioè il primo, il secondo e terzo di ogni disciplina. Per quanto riguarda il motocross e il minicross, ci deve essere la pista. Per la velocità deve essere la pista. Per l'enduro è nei boschi, però devono essere dei tracciati ben precisi. I tracciati vengono scelti dal motoclub organizzatore, dopodiché devono chiedere l'autorizzazione a chi di dovere, alla forestale, al comune di appartenenza. Dopodiché, se c'è l'ok, viene organizzata la manifestazione. Da che età fino a quale età possono? Dagli 8 anni ai 70. Il bambino di 8 anni fa il minicross o il mini enduro, il ragazzetto dei 20 anni fa l'enduro o il motocross, la velocità è uguale, i piccoli fanno la mini velocità e i grandi fanno la velocità. Per accedere a questo sport che strumenti ci vogliono? Allora, prima di tutto devi appartenere a un motoclub, devi essere tesserato a un motoclub, dopodiché devi andare da un medico sportivo, fare determinate visite, perché per un minicross c'è da fare una determinata visita, per l'enduro ce n'è un'altra, per la velocità lo stesso, quindi a seconda della disciplina che uno sceglie. Noi in Umbria ci abbiamo almeno ogni anno fra i 10 e i 12 motoraduni organizzati in Umbria e non sono soltanto a livello territoriale, perché quest'anno per esempio per il 2020 è in programma due manifestazioni internazionali, una a Mugnano e una a Petrignano d'Assisi, con la partecipazione di diversi stranieri e soprattutto anche 500 mototuristi provenienti da tutta Italia. Quest'anno avremo in Umbria il piacere, l'onore e l'onere di organizzare il Rally FIM, che è la manifestazione mototuristica più importante in Europa, dove parteciperanno almeno 35 nazioni. Quest'anno la Federazione Internazionale ha scelto l'Italia e la Federazione Italiana ha scelto l'Umbria. Per quanto riguarda l'organizzazione della location, qui il comitato regionale ci ha chiesto di trovargli una location adatta per fare questa manifestazione per la premiazione di tutti i piloti regionali, che sono stati circa 160 piloti, motoclub, e abbiamo valutato questa. Noi siamo di Campello, però a Campello non c'era una struttura idonea di questo livello e abbiamo optato per Trevi. Abbiamo contattato le autorità comunali e poi abbiamo fatto contattare il comitato regionale e si sono incontrati, hanno visto la location, è piaciuta e poi ecco, noi abbiamo organizzato adesso un bel aperitivo per la gente. Ecco, sono stati premiati i primi 3 piloti per ogni categoria e per un totale di 160 piloti. Ecco. Se consideriamo che l'Umbria sono 800.000 abitanti in tutto, è un quartiere di Roma, diciamo, alla fine di un qualsiasi metropoli, ecco. Per cui ecco, ci sono tanti appassionati, ecco, tanti motoclub, tanti piccoli motoclub e qualcuno più grande che fanno sempre manifestazioni sul territorio e si impegnano per portare avanti questa passione che abbiamo. Quanti iscritti avete voi come motoclub Campello in moto? Noi sono circa una cinquantina, 50-55. Nel 2019 abbiamo organizzato il primo motoraduno sotto la federazione il 21 luglio, di un giorno tutto quanto. Sono venute da 130-150 moto, sempre a Campello, in piazza a Campello l'abbiamo organizzato. Poi il 13-14 ottobre abbiamo organizzato due gare di racing quad a livello campionato italiano.
e lì abbiamo avuto un riscontro maggiore. Più che altro ci è piaciuto i complimenti che abbiamo ricevuto per quanto riguarda l'organizzazione e la location. Quello ci ha fatto molto piacere. Sono rimasti tutti entusiasti, siamo riusciti, il sindaco di Campello è stato 2 giorni con noi, il vice sindaco, la Proloco. Hanno visto un po' l'ambiente vero, che poi dietro al motociclista c'è il padre, la madre, il figlio, c'erano bambini, abbiamo fatto la scuola per i bambini per l'enduro, c'erano anche bambine che hanno fatto con l'istruttore della FIM, con tutta l'assicurazione, i medici, tutto quanto. E c'è stato tanto entusiasmo. Noi promuoviamo questo, la nostra passione, e avviciniamo le persone normali, le famiglie al nostro mondo, ecco, tutto lì. Che noi come motoclub organizziamo anche corsi per la formazione di commissari di percorso, in cui agiamo su tutte le piste velocità, cross e enduro. Gli ufficiali di percorso è la prima figura, diciamo il primo angelo custode del pilota, sia come segnalazione in pista per quanto riguarda i pericoli per il pilota, è la prima persona che presta soccorso al pilota e lo mette in sicurezza. C'è tanta passione, chi piace stare in pista è il primo spettatore, perché a bordo pista a 3 metri c'è il pilota. È una figura molto bella e loro si dedicano molto, io non tanto perché purtroppo non posso, abbiamo un gruppo di 15 persone che lo fanno, sono andati anche a Misano, alla MotoGP, alla Superbike, e è questo, ecco, ci proviamo, anche quella è un'altra cosa che portiamo avanti, sempre con tanta passione e tanta tenacia, perché non è semplice, perché oggi non è semplice, è anche una responsabilità, perché hanno sempre nelle loro mani la vita di un pilota, e basta sbagliare una bandiera, basta sbagliare il tempo e si può creare un danno irreparabile per una persona. Noi organizziamo anche giri turistici, cioè per il motoclub e per i tesserati. Allora, l'anno scorso siamo stati sulle Dolomiti, 5 giorni sulle Dolomiti, quest'anno siamo stati in Val d'Aosta, visitare posti belli, anche culturalmente belli, perché ci sono anche i castelli da visitare, le varie residenze di Savoia che c'erano in Val d'Aosta. Poi quest'anno abbiamo 2 cose importanti. Allora, iniziamo il 15 dicembre, che faremo la colorazione natalizia a Campello, la benedizione delle moto, per cui tutti sono invitati. Poi c'è una cosa ancora più bella e anche toccante: insieme all'Associazione Nazionale dei Carabinieri, sezione di Trevi, organizziamo il 21 Babbo Natale in moto. In che senso? Partiremo da Trevi, da Borgo Trevi, e andremo qui in un istituto delle lacrime, che sono persone disagiate, con handicap, e gli regaleremo un sorriso, 2 ore magari passare insieme. Sì, forse nella massa ci sarà qualcuno, come tutte le associazioni, come tutti quanti, ma però la maggioranza ha un cuore grande come una casa, anzi se c'hai d'aiuto ce l'hai da un motociclista, non da altre persone che non... Invitiamo a frequentare un po' più il mondo delle moto, ecco, tutto lì, e a capire che ci sono delle persone normali, mica tutto lì.